Si ferma ancora la scuola in questo venerdì nero insieme al mondo dei trasporti. La pandemia non allenta la sua morsa, tuona Sicobas oggi a Roma, e diventa un'altra delle condizioni per lo smantellamento dell'istruzione pubblica. In primis chiediamo il ripensamento sulla formazione delle classi, che è il nodo rispetto al quale non ci sono dei finanziamenti effettivi, quindi noi continuiamo a provare organici, continua il Ministero a proporre dei criteri per la formazione delle classi che sono ancora quelli propri delle classi pollaio, senza alcun ripensamento di nessun genere, quindi non si vuole investire sulla sicurezza dei nostri studenti, sulla qualità della scuola. Inoltre 20 piazze italiane, mobilitazione dei sindacati di base e degli studenti che denunciano l'insuccesso della DAD fatta senza dispositivi sufficienti e diritti garantiti. Oggi una delegazione di studenti, siete qui per manifestare contro che cosa? Siamo per manifestare contro un rientro in sicurezza che non è un rientro in sicurezza. In mesi e mesi di pandemia, più o meno da 10 mesi ormai, abbiamo visto come il governo di fatto ha gestito il problema scuola e tutta la questione scuola, che ovviamente è una questione assolutamente complessa, ma l'ha gestita in malo modo. La problematica principale è che il governo ha gestito la scuola come se fosse in secondo piano rispetto a quelli che sono gli interessi produttivi. Difatti ha stanziato centinaia e centinaia di miliardi a fondo perduto per le imprese, mentre per la scuola ha investito veramente poco, e le misure prese in generale per tutto il problema scuola, da per esempio al potenziamento della rete dei trasporti pubblici, all'assunzione di docenti in modo da garantire il rapporto 1:15, che serve in questo momento ma serviva anche prima perché comunque migliora la qualità della didattica, sono assolutamente insufficienti, e in più dopo mesi si rientra, diciamo, a scuola in un clima di tendenza generale di aumento dei casi e dei contagi, in una situazione generale dal punto di vista pandemico pericolosa, in scuole che sono esattamente uguali a quelle di marzo. Problemi di classe pollaio, molte scuole sono attrezzate, molte altre no, e in più si è continuato a fare alternanza scuola-lavoro, definita adesso PCTO, ed è paradossale che molto spesso ci siamo ritrovati degli studenti che sono stati costretti a fare alternanza in presenza mentre non potevano andare a scuola. La nostra vita non può essere messa in secondo piano, sono mesi che paghiamo la crisi, paghiamo la pandemia, la paghiamo con i nostri genitori che non vanno al lavoro, con la nostra vita che peggiora di giorno in giorno. Oggi vogliamo risposte sul diritto alla scuola, vogliamo risposte sul diritto a un'istruzione di qualità, vogliamo andare a scuola sicuri, sui mezzi, vogliamo poter studiare in presenza e in sicurezza, vogliamo un aumento dei docenti per garantire la riduzione del numero di alunni per classe e vogliamo l'aumento degli spazi, niente più che risposte che ci dovevano da tempo. La manifestazione è avvenuta nel rispetto delle misure anti-Covid e un'altra delle rivendicazioni di sicurezza nelle scuole, riduzione delle classi pollaio e tracciamento dei contagi. A proposito della DAD, avrete sicuramente qualcosa da contestare. Moltissimi di noi non hanno potuto avere accesso al diritto allo studio in questi mesi perché privati dei mezzi fondamentali, dei dispositivi per accedere. Moltissimi di noi si sono trovati a essere abbandonati a loro stessi durante mesi difficilissimi e vogliamo adesso risposte. Tornare a scuola per noi è difendere il diritto di ciascuno a essere messo in condizione di studiare. Perché un conto è fare lezione in una villa, un conto è farlo in un appartamento. Un conto è farlo con il computer, ai mezzi con il proprio fratello, un conto è farlo da soli. Un altro elemento che forse è trascurato è quello anche della socialità che la scuola riesce a creare. Questo è un grosso danno per voi? Assolutamente, è un danno enorme, anche perché gli unici contesti che sono rimasti per noi per associarci sono contesti che più delle volte non sono regolati e sani come quello della scuola, e quindi vediamo gli episodi di violenza e quindi vediamo tutto quello che si recrimina ai giovani, la movida sregolata. Allora, se loro vogliono una gioventù che sia sana, devono darci luoghi per studiare, devono darci luoghi per aggregarci e soprattutto ce li devono dare in sicurezza, perché le condizioni che stiamo affrontando nel ritorno alle nostre scuole sono condizioni da macello, ma gli studenti non sono carne da macello, gli studenti come i lavoratori, e quindi hanno bisogno di tornare in sicurezza e in condizioni di vita.